Ogni 3 secondi c'è una nuova diagnosi di demenza, ma questa patologia, come il più famoso Alzheimer, è nel senso comune un problema solo degli anziani e delle loro famiglie. Niente di più sbagliato. Numerose ricerche concordano nel sostenere che uno stile di vita sano riduce del 40% il rischio di svilupparle. All'Alzheimer in particolare, l'FNP CISL del Veneto, il sindacato dei pensionati CISL, ha dedicato il 22 ottobre a Vicenza un seminario di approfondimento. Prevenzione, cura, costi e ricadute sociali, i temi principali per una malattia che deve essere affrontata e gestita dall'intera comunità. Con la stanchezza del caregiver, quindi di colui che vive una vita accanto a una persona, avremo proprio bisogno di politiche che si prendono cura anche di noi. E questo nella varietà delle cose. Abbiamo imparato l'importanza, ad esempio, di una comunità che diventi amica delle persone con demenza. Ma com'è possibile ridurre il rischio di sviluppare demenze? Nella parte scientifica del seminario si è parlato di questo, grazie alla partecipazione di ricercatori e docenti del CENSIS, del CNR, di Unicamillus Roma e dell'Università di Padova. La ricetta comprende semplici azioni da adottare sin da giovani: dieta mediterranea, regolare attività fisica e mantenersi attivi socialmente. Il volontariato può dare una mano. Noi abbiamo due tipi di realtà, di associazione. Abbiamo quelle che fanno i cosiddetti centri di sollievo, poi abbiamo le altre associazioni che nel mondo del volontariato agiscono, come si dice, a sostegno anche delle attività. Il caffè Alzheimer è uno di questi, noi facciamo l'educazione alimentare e poi facciamo tutta la partita fisica, i gruppi di cammino, ginnastica dolce. Dal seminario all'FNP è arrivata una forte spinta a continuare il lavoro di confronto e pressione a tutti i livelli per semplificare ai malati e alle loro famiglie l'accesso dei servizi essenziali. Noi da un punto di vista regionale dobbiamo riprendere con la regione il dialogo perché all'interno delle case di comunità si attivino quei punti unici di accesso in cui si prenda in carico il non autosufficiente, nel nostro caso l'Alzheimer, perché deve avere un percorso dedicato, deve avere servizi dedicati e deve anche prendersi in carico la regione il percorso dei familiari, di tutti coloro che si prendono cura di chi è in una situazione di non autosufficienza. L'altra sfida che noi abbiamo è con i comuni, con i tavoli di contrattazione sociale all'interno di singoli comuni, con gli incontri, con le nostre ULS all'interno dei piani di zona, perché lì si sviluppa tutto il tema non solo di seguire le famiglie che hanno difficoltà, ma anche di fare tutto un percorso per quanto riguarda la prevenzione.